Salve popolo di YouTube, bentornati a questa l'ultima puntata della nostra serie su Full Trotter con Cristiano. Ciao Cristiano. Ciao. Siamo, no. Vabbè, non l'hai detto, vabbè. Sì, no, vabbè, sì, beh, il tormentore dai viene. Amore. Sì. Scusate il mega ritardo, ma insomma, siamo qui nella parte finale di Full Trotter. Abbiamo lasciato Maureen e Ben che smascheravano Rick Burger, che non l'ha presa bene. L'ha presa malino Riburger, guarda. L'ha presa malissimo perché adesso li sta seguendo. Sembrava che fosse il finale questo, che loro stessero andando via. In realtà arriva Riburger, che adesso sì, questo sì. Camion gigante che ha rubato non so chi. Vabbè, qui è proprio siamo proprio nell'action più estremo qui. Se qualcuno si chiede ancora come fa Tim Schafer a dilapidare il budget, ecco come fa con queste scene qua. E questa sì, era abbastanza adrenalinica come scena, mi ricordo, perché oltre ad avere il camion, no? Che adesso abbiamo questo aereo gigante dei Vulture dietro che ci segue. Sì, ma qui proprio tutta per come è composta tutta la sequenza, per come è montata, cioè qui ci sono animazioni da morire, tutte specialissime, perché ecco, vedi, cioè, ci sono situazioni tutte nuove che nel gioco normale non c'è, no? Non ci sono, quindi... Ah, a proposito, qui, ecco, adesso senti Ben? Ecco, avrei bisogno di più di un bastone. Questa battuta qui la urla come se la stesse dicendo Harry Burger, come se la volesse far sentire. Mi ricordo benissimo che nella versione originale lui la sussurrava come se la stesse pensando, capito, dentro di sé. Ed era molto più carina perché era come se gliela stesse giurando, capito, non come se stesse urlando. Tra l'altro qui, lo so, lo torno a dire ogni puntata, però... Mi ricordo che con la sincronizzazione che c'era sui 386, su 486, con i caricamenti, eccetera, questa scena qui, a livello musicale, era molto più azzeccata, perché in pratica la musica diventava epica nei momenti giusti, capito? Mentre invece adesso continua e è un po' meno efficace, diciamo. Finisce prima. Qui Pannocchia ha un po' di problemi a capire come si fa ad aprire il radiatore. O forse qui sta facendo un po' di demo per uso e consumo. Sì, vabbè, però dopo va colpo sicuro. Dopo, vabbè, poi ne parliamo. Ok, qui ovviamente c'è questo enigma molto semplice alla fine, dove dobbiamo entrare dentro il motore. Sì, qui è proprio, siamo quasi dalle parti del laser game. È un finale molto simile a Phantasmagoria, se vogliamo, no? Cioè il finale di Phantasmagoria. Ecco, dopo abbiamo una parte proprio trial and error, come si dice, tra poco, dove dovremo fare dei tentativi per vedere di riuscire ad andare avanti. Sì, ma qui infatti è proprio, cioè quando uno parla di finale poco soddisfacente, questo proprio non puoi dire che non è soddisfacente, perché succede di tutto. Spettacolare, insomma. Per una strana cosa della fisica la moto fa quel volo lì. Sì, no, ma guarda adesso Suzy in alto, guarda Suzy. Whoop. Boing, diciamo, boing. Che rimbalza giustamente perché su un divano messo lì così a caso. E beh, ovviamente qui c'è il solito dialogo. E poi ecco queste scene fatte in computer grafica, che quello è proprio, anche quello è il 3D, l'aereo. Sì, insomma, sì, no? Sì, era quel 3D precalcolato che viene usato anche per le moto. No, ma è tutto montato come un film. Qui proprio la massima espressione. Forse, secondo me, guarda, Schafer, potendo, avrebbe scelto per un gioco fatto quasi tutto in questa maniera. No, in effetti, se vogliamo, insomma, in modo un po' sforzato, i Telltale più o meno questo fanno, no? Se vogliamo, perché queste sezioni laser game sono molto, cioè, come The Walking Dead, se vogliamo. Quindi, cioè, sai, clicchi qua, ma sai già, non c'è sfida, però c'è molto spettacolare. È un po' lo stile che hanno adottato i Telltale ultimamente. Ecco, qui è la fase try and error. Allora, perché qui praticamente abbiamo varie cose che possiamo tentare di fare con questo menu. Ovviamente Pannocchia va colpo sicuro. Trova colpo sicuro la soluzione giusta, però ci sono varie soluzioni che possiamo tentare per tentare di fermare l'aereo. E qui in effetti il freno non funziona. Non potevi immaginare di abbassare e il carrello. E quindi se tu stavi troppo tempo a pastrocchiare con le cose, ti schiantavi, no? Sì, sì. Morivi, però ricominciavi subito prima, quindi era proprio... Ricominciavi subito da quel punto. Era proprio Altra situazione abbastanza. Questo è un climax, insomma, vedi come va. Sì. Sempre peggio la situazione. Sì, questo è proprio il classico stile dell'action lucasiano, filmico proprio. Cioè, sai, il crescendo di Indiana Jones, di Ritorno al Futuro, che è comunque è di quella scuola lì, anche se non è lucasiano. Guerre Stellari, cioè sono le...
le scene action vanno progressivamente peggio, no? Tu risolvi un problema e poi te ne arriva subito dopo un altro peggiore del primo. Molto peggiore, esatto. E questo è proprio quello stile lì, cioè si vede che è comunque dichiaratamente ispirato a qui. Ma guarda pure questa animazione di Ben, guarda come si appende. Cioè, queste sembrano stupidaggini, ma queste sono animazioni che devono fare pixel per pixel, è un casino, cioè. Sì, no, fatta benissimo sta cosa. Comunque qui abbiamo anche Red Burger che ormai ha perso ogni dignità, quest'uomo. Sì, no, e poi ogni cosa, insomma, ogni speranza, quindi ormai sì. Gioca tutto per tutto, ecco. Sì, sì, lui vuole proprio uccidere qui, Sì, vuole proprio uccidere, vuole morire e portarsi loro nella tomba, praticamente. Qui potevi anche sparare con la mitragliatrice, mi ricordo. Sì, solo che non serviva a niente. Sì. Io mi ricordo che continuavo a sparare sperando che lui cadesse. E lui diceva, mi sembra che tu abbia ucciso un gabbiano o qualcosa del genere, quindi... Vabbè, qui finalmente ovviamente muore. Notare, non l'abbiamo commentato subito, ma notare che nella targa c'era scritto non puoi fregare un Corleone. Sì, del sì, genere, sì, no? Sì. Don't beat Corleone, mi sembra, sì. Guarda, questa animazione completa è appunto come quella di prima, ma ancora più elaborata, no? Cioè... Ce ne sono veramente un milione, ma solo per questa scena è, secondo me sarà stata dispendiosissima. Sì. Okay. Qui siamo proprio al massimo, quindi c'è la situazione più disperata in assoluto. L'ultimo sì, tentativo, esatto, che devi fare. Cosa fai? Corri fuori? No, ci no, corri no, dietro no. Con la moto. Con la moto in un momento epico e con i cori musicali sotto, eh. Cioè, è un momento meraviglioso. Guarda, si esplode tutto dietro. No, il crescendo è perfetto. Cioè, sboronissimo, chiaramente stereotipato quanto ti pare, ma è fighissimo. E lui dice vola via così. E poi c'è l'ultimo stacco. Dove? Su cosa? Un funerale. Parata. Con il corteo. Molto bella questa immagine, bellissima. E qui tu hai il dubbio, dici, ma cavolo, chi è che è morto? Di chi stanno facendo il funerale? Di Ben? Perché sì, tutti cazzo, non ce l'ha fatta a uscire da quell'aereo. Infatti Ben finora non si vede, questi flippetti. E infatti c'è questo carrello lentissimo a vedere tutti che piangono, oltretutto questi che hai menato prima. Qui, lì, sì, li riconosco, a quello avevo fatto un occhio nero l'altro giorno, sì. E poi finalmente. E poi vedi che Ben è lì, allora ti accorgi che è il funerale di Corley e non di... Anche perché poi lo dice, mi sembra, adesso. Qui fra l'altro si nota di nuovo l'inadeguatezza di Padre Torsi come doppiatore, che è... Sì. Vabbè, lasciamo stare, però, insomma. Ma anche noi... Molto... Sì, dimmi, dimmi. No, scusa, mi piace molto questa scena, disegnata molto bene, secondo me, con questi... con queste tombe dietro, con questo cielo, sempre di questi colori molto particolari. Mi piaceva molto questa scena. Beh, crepuscolare, no? Bella, sì. Atmosferica. Piccole animazioni, tanto per non far vedere tutto fisso, e poi qui c'è il commiato, diciamo, fra i due. Bello questo finale, secondo me, perché riesce a essere, diciamo, in qualche modo amaro, no? Dolce e amaro, perché comunque hanno vinto, però poi dopo devono stare. Però, sai, non ci sono momenti esasperati, esagerati, semplicemente loro si salutano in modo contenuto, senza grossi bacioni, sai, finali. Non si salutano neanche, perché in realtà... Sì. Lei gli dice praticamente che, cioè, le cose cambiano, lui le dice che adesso non puoi più girare con noi, insomma, sì, con sì. I motociclisti, ormai sei un'altra categoria. Dice. Di... E lei dice, ma no, potrei anche farlo, dai, pranziamo. Mm-mm. Però lo dice poco convinta anche lei, insomma, sì, come se poco sapesse. Convinta, e poi ovviamente le squilla il telefono, lei risponde, inizia a fare sì, quello ma che deve me... fare, insomma, a lavorare. E lui se ne va senza dire niente. Questo è proprio nel personaggio di Ben, capito? Cioè, come se lui... Cioè, è proprio la massima espressione del... Quando un personaggio è ben caratterizzato, no? Queste cose qui vengono anche normali. Cioè, questo atteggiamento qui di Ben che se ne va, diciamo, alla chetichella in qualche modo, senza saluto. No, è proprio nel suo personaggio. Cioè, lui è un ribelle, sai, un emarginato, un motociclista, deve comportarsi come tale. E quindi la saluta, cioè, fra virgolette, insomma, no? E lei accetta la situazione, perché comunque l'eredità del padre è morto, per cui la devi rispettare, giustamente. E lui se ne va in questa immagine meravigliosa con i suoi 800 tubi di scappamento della... e qua partono i titoli di coda, quindi abbiamo chiuso il gioco in questa maniera, con questo bellissimo tramonto. E adesso c'è una musica molto abbastanza epica, perché... No, non è Legacy, è l'altra, adesso non mi ricordo come si chiama. Questo qui, dici? Questo che sta suonando adesso? Sì, mi coglie alla sprovvista. Che può essere?
Bone Bad. Non mi ricordo, no, non è importante adesso il titolo, adesso magari poi lo scriviamo anche dopo. Comunque questa era la colonna sonora dei Gonjaka, insomma, di quel gruppo. Ah, Bone Bad, ecco, l'ho trovata. Bone Bad. Così, bravo. Ok, ci siamo. Era, questa è quella che senti durante la, sullo strumentale, durante la mentre percorri la strada, quella della sezione arcade. Infatti qui vedi, no? ci sono i titoli delle canzoni, stanno scorrendo in questo momento. Non abbiamo detto, mi pare, niente su questi Gonjackers, no? Che è una band heavy metal che fu contattata dalla Lucas. I motociclisti, tra parentesi, sì, proprio per avere proprio il sound, diciamo. Per sì, loro fecero questo album e si chiama Bone to Pick, che infatti vedi, sì, scritto qui proprio, con queste tracce, questi brani che vennero utilizzati nel gioco, anche solo le parti strumentali, e poi Peter McConnell, prendendo spunto da questa colonna sonora, da questo album, fece un pochino diciamo, quelle musiche di commento che abbiamo sentito, no? E fra l'altro hanno utilizzato quasi tutti i brani di questo album, che io fra l'altro ho ascoltato. Non c'è una canzone che secondo me era anche una delle migliori dell'album, che si chiama, aspetta, lo dico subito, We Want Our Brothers Back. Quindi se avete l'album, se lo trovate in giro anche su YouTube, credo, andate a sentire quella canzone perché è carina. Comunque l'album è abbastanza buono, devo dire. Non è male. Vabbè, sì, cioè, poi è un po' rock metal, tutto, ma è da quelle parti, insomma. La band si è, informazione così di servizio, si è poi sciolta nel 99, ha fatto 3 album in tutto, questo dovrebbe essere il secondo. E io ho ascoltato qualcosina a qua e là, rimangono comunque ad ascoltabile, niente di, secondo me, la mia personalissima opinione, niente di eccezionale, però abbastanza buona secondo me. E comunque adesso c'è questa canzone qui, insomma, poi dopo ne parte una che secondo me forse era, no, non so se, comunque sta molto bene con questa immagine, perché dopo è più malinconica, uh-huh, e si adatta di più a questo tramonto, no, sulla strada. E poi finisce con una terza canzone, che è quella che si sentiva nella casa lì del, sì, del ciccione. Di Tad. No, perché in effetti, sai, stavo pensando che anche questi titoli di coda sono molto, sempre fra virgolette, cinematografici, no? Cioè questa sempre volontà di inseguire un po' questo stile cinematografico. Anche qui, secondo, mi ricordo che quando giocare al gioco la prima volta, vedere questi titoli di coda con le canzoni proprio di sotto, no? Sottofondo, era una cosa un po' particolare, molto da film più che da videogiochi. Adesso queste cose si vedono molto più spesso, però è abbastanza strano per l'epoca, no? Mm-hmm. Sì, infatti con questi titoli che scorrono a rullo, con le canzoni, stile cinematografico, sì. Era una cosa abbastanza inusuale. Sì, senti, io vorrei anche dire una cosina su come fu venduto questo gioco in Italia, perché inizialmente è uscito in inglese e mi sembra che è rimasto in inglese per quasi un anno, no? Perché uscì prima adesso in inglese, parecchio tempo, forse non proprio un anno intero, però uscì, a me sembrava di meno. Forse passiamo, forse sui 6 mesi magari, non so, però è passato un po' di tempo perché fu dato per imminente, ma poi invece fece dei ritardi, venne venduto in inglese in Italia, in inglese proprio sia i testi sia le voci, tranne tutto. Il manuale no, però il manuale è in italiano. E niente, comunque c'era una specie di opuscoletto di foglio nella confezione in cui diceva: se porti al rivenditore il gioco in inglese, lo riconsegni, con 50.000 lire ti danno la versione italiana. Io lo andai a fare questa cosa. Il venditore, il ragazzo, non era molto contento di questa cosa, perché diceva: il gioco costa 100.000 lire e tu me ne dai 50. C'è scritto qua su, quindi me lo devi dare per forza. E quindi ce lo diede. Alla fine il gioco è venuto a costare 150.000 lire, perché 100 la versione inglese, 50 quella italiana. Quindi un gioco costosissimo. Adesso ci si lamenta tanto dei costi dei videogiochi, però 150.000 lire. Bella mazzata. Io mi ricordo che invece quando andai io c'erano già tutte e due le versioni, c'era sia la versione in inglese sia la versione in italiano. Mi ricordo che la versione in italiano costava 120.000 lire, mentre quella in inglese ne costava 99. Allora mi ricordo che andai su quella inglese e dicevo: cavolo, non ci capirò un cavolo, però almeno spendo di meno. Sì, sì, no, ma infatti pure io l'ho finito un sacco di volte in inglese il gioco, pur non capendo una parola. Anch'io, anche all'inizio poi non capivo un cavolo, poi ovviamente le cose le ho iniziate a capire andando avanti un po', perché migliorava l'inglese, poi ho giocato anche la versione in italiano, ovviamente.
Sai, mi ricordo... infatti la prima partita me la son fatta senza capire, sì, capendo la metà di quello che dovevo lì capire. Giocava a nostro favore il fatto che il gioco non era difficilissimo, era sì, considerato infatti abbastanza semplice. Sai che mi ricordo anche un'altra cosa, per qualche ragione indipendente credo dai programmatori della Lucas, il gioco sul mio 386 si bloccava ogni tanto, faceva proprio un freeze che era tipo un sì, problema della versione del DOS proprio, no? Sì. E girava benissimo, però certe volte si frizzava e quindi dovevo riavviare. Io prima di capire il problema l'avevo già finito svariate volte il gioco, cioè quindi stavo lì a fare sempre reset, no? Era una cosa così. Però a parte questo, il gioco, nonostante i requisiti minimi erano 486, mi pare che 40 MHz, qualcosa di questo, sul 386 girava perfettamente, cioè a parte un caricamento magari un pelo più lungo, però comunque l'animazione, tutto quanto. Quindi era perfetto. Su 386 andava meglio che su 486? No, meglio, funzionava bene lo stesso, cioè nel senso al di sotto dei requisiti minimi andava bene lo stesso, perché qui vedi, non essendoci 3D, non essendoci sai, roba pesante, comunque la fluidità non veniva compromessa, casomai soltanto sì, un pochino i caricamenti. Io mi ricordo, questa cosa la devo citare un attimo, è stato il mio primo gioco originale, faccio outing prima di tutto, è anche il mio primo su CD naturalmente, e mi ricordo che mio padre, che non ha mai digerito i videogiochi, che rimase proprio a bocca aperta di fronte a sto gioco qui e all'introduzione, alla canzone sotto, no? Noi abbiamo parlato di come veniva proprio presentato il gioco e si vedeva proprio lo stacco fra questo gioco e tutti gli altri, cioè io per esempio sì, no, da lì a poco presi un altro gioco originale, quindi che per me era molto, era una cosa azzardata, ed era The Orion Conspiracy, quel gioco dei Divide by Zero, no? Certo. E si vedeva proprio lo stacco, cioè proprio a livello di programmazione, perché mio padre è un informatico, un programmatore, notò proprio la differenza proprio di classe, cioè che proprio la Lucas faceva le cose per bene, cioè faceva girare il gioco come si doveva anche su un 386, mentre lì Orion Conspiracy non funzionavano i filmati perché dava problemi con la scheda video, dava malissimo la fluidità, certe volte il personaggio cioè era una cosa proprio tutt'altra pasta, capito? Sì, erano proprio bravi questi della Lucas, c'è poco da fare. No, beh, sì, poi sì, era un... Anch'io per me fu uno shock positivo ovviamente, perché rimasi molto impressionato da questo gioco, perché aveva questa connotazione cinematografica quale io poi non ero abituato, perché poi io venivo da... Io ero uno che giocava... Fino a poco tempo prima giocavo sempre su console, e queste cose su console non si erano mai viste. Insomma, si è dovuto aspettare un po' prima di vedere cose di questo genere. Quindi io ho uno dei miei, non dico che sia uno dei miei primi giochi per PC, però è uno dei giochi su PC che insomma mi ha fatto innamorare, no, di questa macchina. È notato che nei titoli si vedono dei nomi noti, per esempio è uscito fuori Dan Connors come uno quasi del progetto, no? Dan Connors è il presidente attuale di Telltale, per esempio, quindi giriamo più o meno sempre gli stessi nomi, anche qui Sean Clark, Mike Stemble sono sì, vecchie volponi, vecchie glorie, sì. Senti, due parole sul sequel. Sì, ecco sì, perché visto che stiamo parlando di cast tecnico, via dicendo, diciamo che questo gioco comunque aveva in cantiere non addirittura quasi due sequel, che poi alla fine non sono stati realizzati. Sì, il primo era Full Throttle Payback, realizzato da uno degli autori di Monkey Island 3, Larry Hearn, non so se si pronuncia così, abbiate pazienza, e con gli sfondi di Bill Tiller, quindi... Quello di Vampire Story, degli sfondi anche di The Dig e di Curse Monkey Island. Sì. Monkey Island 3. Sì. E quindi cambiò il cast, cambiarono proprio gli autori, perché Tim Schafer se ne andò, ma poi se ne andarono pure loro l'anno successivo e quindi il progetto saltò miseramente. Però sì, noi abbiamo visto delle immagini, no, poco prima di registrare. Sì, diciamo che allora questa era un'avventura grafica, ovviamente, doveva essere il seguito di Full Trotter, proprio avventura punta e clicca. Esistono in giro per la rete possiamo dirlo addirittura su Lucas Delirium, dai. Sì. Dei bozzetti un po' così, non proprio legalissimi comunque. Esistono dei bozzetti di questa nuova avventura fatti da Tiller, sono molto 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 interessanti, molto belli. Purtroppo però questo progetto non è mai stato neanche realizzato, quindi rimangono solo i bozzetti.
Sì, compenso, però c'è stato l'altro progetto che era già stato iniziato, che era Elon Wheels. Sì, andarono molto più avanti con quel gioco lì. Uscirono delle immagini, due trailer, uno presentato a una fiera di videogiochi, forse l'E3, ma non sono sicurissimo. E l'altro invece uscì sul sito della Lucas, con tanto di voce fuori campo di Ben, che però era doppiato da un altro attore, non da Roy Conrad, che era morto qualche anno prima. E niente, da quello che si capiva, da un pochino dai filmati, dalle cose, diciamo che sembrava che tornassero un po' tutti, il padre Torsio, Morin, tutti quanti tornavano a fare i motociclisti, e c'era una specie di guerra fra bande, mi sembrava di capire, no? Sì. C'erano varie bande che bisognava, ed era un action adventure soprattutto, cioè, sì, era un action, cioè, sembrava un picchiaduro a scorrimento con barre di energia pure, no? Cioè, sì, scazzottate, sì, scazzottate. Diciamo che non si presentava benissimo, ma non tanto per l'action, che perché poi il gameplay, chi lo sa, non lo potremo mai vedere. Però c'erano questi personaggi disegnati un po' malino in 3D, poi non c'erano le ombre, gli sfondi erano poveri, non si presentava benissimo. A un certo punto lo cancellarono dicendo che la qualità non era buona, almeno questa fu la dichiarazione ufficiale. In realtà io penso che c'erano proprio dei problemi all'interno della Lucas, perché poi da lì a poco cancellarono anche Sam & Max Freelance Police, che era un'avventura grafica a tutti gli effetti che provarono a commissionare a Mike Stemble, mi sembra. Mentre invece Full Throttle Hell on Wheels fu Sean Clark a gestire il progetto, che è lo stesso, sì, di The Dig, che salvò il progetto The Dig qualche anno prima. Intanto qui, su questa musica meravigliosa, fastidiosissima, c'è la solita ammiccatina qui finale della Lucas che torna di nuovo questa gag che io continuo a non capire, e voglio che qualcuno mi illumini, perché io ho vissuto 20 anni nell'ignoranza, cioè questa cosa delle conigliette, fatemela capire, perché non capisco dove si ride, voglio ridere, ma vabbè. No, vabbè, ma adesso io l'ho sempre vista un po' come adesso qui nel finale, no? Quando salta fuori il logo Lucas, ci sono queste conigliette automatizzate che tornano un po' come prima. Cioè, io l'ho sempre vista come, almeno io l'ho vista, insomma, io l'ho interpretata come le conigliette che tentano di vendicarsi in un certo senso. Cioè, inseguono Ben, ovviamente al loro ritmo, tentando di, insomma, di in certo senso di vendicarsi. Una chase scene, direi, cioè, che sì, questi che le inseguono mezz'ora dopo, vabbè, non hanno molte chance. Vabbè, comunque, ecco, appunto, sta arrivando con loro main team, direi. Cavalcata delle Valchirie. Sì, sì, il tema musicale. Sì, perché è come gli elicotteri di Apocalypse Now, no? Cioè, sì, più o meno, insomma. Siamo lì, insomma. Il momento è solenne più o meno in quella misura, diciamo. Sì. Poi te ne accorgi che ce ne sono un migliaio, come fosse più di una scatola. Senti, comunque, ma in generale, tirando le somme, che ne pensi di questo gioco, Alberto? Ma allora, è un gioco che sicuramente è uno dei più, in un certo senso, un po' uno dei po' di più controversi della Lucas, proprio perché è amatissimo, ma allo stesso tempo non è uno dei migliori, insomma, è un gioco pieno di difetti, come abbiamo visto. È un gioco che è molto sbilanciato sulla parte spettacolare a sfavore un po' del gameplay, perché in effetti, come abbiamo detto, è un gioco molto facile, dura poco, le sezioni arcade non sono tanto entusiasmanti, insomma, sono un po', spezzano un po' il ritmo, però nonostante questo piace a tutti, perché ha carisma, è un gioco, esatto, che ha un carisma da vendere. Tu che cosa... Sì, io sono perfettamente d'accordo. Io, diciamo che trovo molto difficile giudicare questo gioco in maniera oggettiva, perché sono proprio affezionato a livello, capito, personale. È stato il mio primo gioco e ho visto uno stacco grafico mai visto, cioè, insomma, tutta una serie di discorsi, diciamo, legati proprio a me, come fosse in qualche modo una delle mie prime avventure. La mia prima avventura è stata Zack McCracken nell'88-89, però questa è stata
diciamo, la mia seconda prima avventura in qualche modo, no? Quindi sì, io sì. Disinserisco la mia oggettività e sono un fan idiota e ottuso di questo gioco, anche se ammetto che non è un gioco molto acerbo da certi punti di vista, non riuscitissimo, l'abbiamo anche detto, con qualche alto, qualche basso, quindi insomma non è perfetto. Tim Schafer poi sarebbe tornato più sull'avventura, diciamo, tradizionale con Grim Fandango, pur introducendo diverse novità, e poi niente, adesso è da un po' che non fa avventure, no? Cioè Psychonauts, Brutal Legend, erano tutti action. Beh, e poi è tornato, sì, chiaramente con Broken Age. Con il nostro Broken Age vedremo come sarà, insomma, che lavoro ha fatto, se sarà una cosa fantastica o una delusione, insomma, quello poi lo vedremo in futuro. Bene, proprio di YouTube, questo era... Tu vuoi aggiungere altro? No, benissimo, è fatto, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, insomma, con tantissimi ritardi, quasi tutti per colpa mia, la maggior parte, direi quasi tutti. I nostri utenti ti vogliono bene lo stesso e io sono... Lo spero, anche perché io sono sempre in ritardo, faccio quelle cose, perché io ovviamente... Devo fare anche altro, purtroppo non posso fare solo lo youtuber. E niente, noi vi ringraziamo per averci guardati per tutta questa, per la durata di questa serie, di questo gameplay, di questo commento. Spero vi sia piaciuto. Probabilmente noi torneremo più avanti a farne degli altri. Ah, sì, se una formula un pochettino più diversa, un pochino più fresca. Magari più se vogliono anche suggerire qualcosa agli utenti, sì, qualche gioco. Certo. Certo, diciamo, quello lo possono sempre fare. E niente, tu hai qualcosa da dire, qualche saluto da fare? No, io saluto, vabbè, ringrazio chiaramente Andrea Pannocchia, che è un uomo ormai senza cui io credo di non poter più vivere. È lui che ci ha consegnato tutti i video, tutti i filmati, quindi grande supporto, grande, grazie Andrea. E basta, niente, saluto tutti gli utenti, sperando che ci diano anche qualche suggerimento per il futuro, no? Certo, lo spero anch'io. Bene, ci vedremo, ci sentiremo, ci vedremo presto con un altro commento critico, un altro commento analitico come questo. Lo faremo prima o poi. E, insomma, state sintonizzati. Va bene? Ciao. Ciao.